Siamo in collegamento con il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. Salve presidente, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi nuovamente. Ben trovato. Buonasera, salve, buongiorno. Allora, presidente, approvato il bilancio, un bilancio straordinario in un momento difficile, confermati i vertici della BCC Napoli, un lavoro importante ai tempi della pandemia. Sì, è una giornata straordinaria per Napoli perché ottenere oltre 1700 voti con una PEC. Con un consenso all'unanimità, vedere approvato un bilancio che esprime utili, che esprime performance, incrementa del 60% sia gli impieghi che sono i prestiti, che la raccolta, che sono i depositi, e soprattutto avere degli indicatori ai massimi livelli che sono previsti nel nostro settore, quindi un CET1 che è il coefficiente di adeguatezza patrimoniale che raggiunge il 35%, ma soprattutto attraverso il nostro modello, che è quello del rating umano, vedere che tutti i clienti e i soci pagano, perché abbiamo uno 0,39 di sofferenze nette, è una forza, una dimostrazione di efficienza di un modello creditizio che a Napoli sembrava nessuno volesse sviluppare, quello di parlare con le persone, di valorizzare sicuramente i bilanci, i numeri, gli algoritmi, ma senza farsi schiacciare dal rapporto umano e dall'analisi delle storie delle persone, ascoltarne i progetti, valorizzarne le esperienze e quindi seguire e sostenere in un momento buio, in un momento in cui tutti avevano paura. Abbiamo continuato a finanziare le piccole e piccolissime imprese, dare un finanziamento a un'impresa che è chiusa non è una cosa da tutti. L'abbiamo fatto e abbiamo dimostrato che scegliendo e analizzando imprese che non erano momentaneamente in crisi per il Covid, magari lo sono ancora, ma si riprenderanno, si può dare un'opera efficiente a favore del territorio. Certo, insomma, è un momento assolutamente difficile, sembra paradossale, ma un momento difficile anche per i risparmiatori, Presidente. Bisogna pensare anche a loro. Le norme europee impongono alle banche di pagare per i depositi interbancari, quindi a cascata le banche stanno applicando commissioni sui depositanti. Noi questo non lo facciamo perché pensiamo che bisogna stare insieme quando si guadagna e quando si perde, per cui ai nostri depositanti questo non lo stiamo chiedendo. Allo stesso modo, gli indici di performance degli investimenti fatti presso la nostra banca sono a due cifre, le nostre gestioni patrimoniali, i nostri fondi, i nostri prodotti. E poi una cosa importante che ho evidenziato stamattina sul mattino, che noi abbiamo il chilometro zero del credito, vale a dire tutto ciò che raccogliamo qui lo reinvestiamo qua, non lo mandiamo altrove. Quindi il Credito Cooperativo Campano, che conta di 170 filiali nelle 5 province con 11 banche, riesce a ogni 1000 euro di raccolta, ben 710 euro vengono trasferiti alle piccole e piccolissime imprese. Quindi un modo di creare quella spirale positiva, quel circolo virtuoso a sostegno del nostro territorio. Si parla tanto di aiutare la gente, ma poi alla fine pochi lo fanno. Bisogna essere evidentemente sostenibili. Per poter sostenere l'economia devi avere i numeri a posto e quindi mentre altri chiudono le filiali, noi le apriamo, mentre altri licenziano, noi assumiamo, mentre altri comprano i computer, noi investiamo sulle professionalità, integriamo i giovani con le figure più esperte e pensiamo che tutto questo non sia una pazzia, ma sia un modello di servizio finalizzato alla costruzione di quella Napoli che tutti quanti noi vorremmo. Cosa significa per la BCC essere presente su tutto il territorio con le proprie filiali? Significa naturalmente che continueremo nel prossimo triennio questo progetto di espansione in controtendenza alla chiusura delle filiali delle banche italiane, apriremo in vari punti della città, compreso il Vomero, ma soprattutto continueremo a dare attraverso i nostri servizi linfa. Pensi che l'anno scorso, dottoressa,
tra i finanziamenti fatti direttamente da noi, che quelli promossi attraverso le società del gruppo, che sono Icrea Banca, BCC Factoring, BCC Leasing, BCC Credito al Consumo per i privati, abbiamo erogato, siamo arrivati a un totale finanziamenti erogati per 314 milioni di euro. Sono circa 650 miliardi delle vecchie lire italiane. Quindi significa che in un anno stratosfericamente difficile abbiamo aperto una filiale durante la pandemia. Nei primi 3 mesi, il primo trimestre si conferma con un trend positivo, tant'è che facciamo un utile più 100% rispetto all'anno scorso, ma in più apriamo un'area imprese, come voi giustamente avete sottolineato più volte, un'area imprese che serve a finanziare le persone, quindi 500 metri quadri, abbattiamo il parametro delle difficoltà creditizie, non soltanto sotto profilo burocratico e normativo, ma soprattutto anche sotto profilo fisico. 500 metri quadri aperti alla gente per poter velocemente sapere se si è finanziabile o meno, perché lo dico ancora una volta, il rating umano non è un modello per dare i soldi a tutti, non è che li regaliamo, ma finalmente diamo i soldi a chi merita. E non è detto che tutte le persone che abbiano i numeri a posto lo meritino realmente, come non è detto che tutte le persone che stanno partendo oggi oppure non hanno ancora un bilancio consolidato non abbiano un'idea, valida in un mercato ancora da sviluppare e che vada sostenuto. Certo, comunque, insomma, sburocratizzare l'accesso al credito in questo momento significa anche evitare che la camorra metta le proprie mani su imprese che sono in difficoltà. Questa è una battaglia forte che stiamo ponendo e anche il tema dei decumani, che come sapete ci interessa molto, sono forti i contatti con le piccole e piccolissime imprese dell'area dei decumani, anche lì pensiamo di aprire una filiale. In 2 chilometri quadrati lì non c'è una banca perché tutte le grandi banche sono andate via pensando che quello fosse un mercato non competitivo e non interessante. Noi stiamo sviluppando una serie di temi, un dialogo forte anche con la Curia di Napoli per poter dare il nostro contributo. Vedete, alla fine, rating umano non è soltanto un modo per dare i soldi alla gente, è anche una filosofia di vita, cioè evitare che ci siano soprusi creditizi, portare avanti il criterio della democrazia di opportunità, fare in modo che anche i piccoli abbiano una voce. Una volta un giornale, Repubblica, titolò una mia intervista dicendo il banchiere dei piccoli. Io sono onoratissimo perché probabilmente si trascura che i piccoli in Italia sono il 90% delle piccole e piccolissime delle imprese italiane. A Napoli e provincia arriviamo al 98% delle imprese iscritte in Camera di Commercio sono codificate piccole e piccolissime imprese, commercianti, artigiani, piccole industrie. Quindi significa stare vicino a questi qui, significa stare vicino alla città e stare vicino alla città significa stare vicino a se stessi. Nessuno, sappiamo, si salva da solo, bisogna continuare. Chiaramente devi essere efficiente. Avere lo 0,39 sofferenze nette significa che quello che io dico da 12 anni è vero. Questo modello di servizio, che qualcheduno l'ha definito, mi ha definito un pazzo, alla fine della fiera, dopo 12 anni, dopo aver visto tantissime cose, aver subito la crisi della Lehman Brothers, crisi finanziaria, crisi politica, l'immondizia, ora anche il coronavirus e tutti gli effetti pandemici, sappiamo che BCC Napoli in 10 anni ha quintuplicato il patrimonio. Ogni anno ha un ROE che è l'utile rispetto al patrimonio di circa il 10% e che veleggia verso nuovi modelli di servizio. Questo significa stare tra la gente e coniugare in maniera attiva il nostro modello. Prima di salutarci, mi dica una cosa: quanto ha sofferto perché San Gennaro immediatamente non ha fatto il miracolo di maggio, sapendo la sua Lì defezione? San Gennaro ha mandato un monito perché ha ammonito, ma poi lui è uno che ricorda, ma poi perdona, ha ammonito i napoletani che qualche volta pensano che l'interesse privato sia più importante dell'interesse generale. E poi, dottoressa, io immagino, essendo un grande devoto di San Gennaro e avendo anche preso il premio nel 2011 del premio San Gennaro datomi dal cardinale Sefe, immagino che sia un monito che San Gennaro abbia voluto fare a tutti i napoletani che non hanno ancora un conto in BCC di Napoli. E quindi è stato un monito, poi ha sciolto il sangue e ha detto: mi raccomando,
raccomando, seguite le mie indicazioni. Perfetto, Peccato che grazie. non c'è riuscito Napoli a seguire le indicazioni di San Gennaro, Non c'è e riuscito. lì la questione, comunque, vediamo come finisce. 4 partite, 12 punti. Il mio amico Gattuso chiaramente si è preso colpe non sue. E i corvi che avevamo messo allo spiedo, qualche corvo ancora veleggia. Comunque, diciamo che se vincevamo 2-0, nessuno diceva nulla. Certo, assolutamente. Comunque è tutto ancora nelle nostre mani, per cui insomma dipende da noi andare o no, o meno in Champions. Grazie Presidente, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, grazie a voi.